In 220 si sono dati appuntamento a Rastignano al Park Hotel per salutare e applaudire i protagonisti di una stagione meravigliosa. Ospiti del Club Selmi, Gabi Mudinga, Niccolò Cherubini e Albin Ekdal, insieme a due grandi ex come Pivatelli e Cimpiel. Poi, all'improvviso, l'esplosione. Tutti i ragazzini hanno attorniato il capitano Marco Di Vaio, che a sorpresa si è materializzato in sala, sovvertendo un po' la serata. L'aveva promessa ad alcuni amici e, come sempre, mantiene gli impegni, e così per mezz'ora ha monopolizzato la serata, dispensando sorrisi, autografi e fotografie un po' per tutti. Poi ritorna la calma, perché le feste del Centro Bologna Club sono belle, perché vive e accese, ma nel rispetto dell'educazione delle persone. La soddisfazione della bella serata nelle parole del presidente del club, Aurelio Pedini. Possiamo essere soddisfatti di come sono andate le cose, il secondo, e questo anche grazie a un lavoro d'equipe che è risultato abbastanza vincente, non è il 7, e diciamo anche alla fortuna di poter aver avuto il bomber per eccellenza. Il 220 vuol dire che c'è veramente tanto entusiasmo quest'anno. Senti per il Bologna e per i suoi tifosi. Chiaro che finché la squadra tira, la gente si iscrive. Sarebbe bello che venisse anche allo stadio, che purtroppo però, se non ci sono promozioni, siamo sempre quelli che girano, ecco. Senti, invece voi come club che cosa fate qui a Rastignano, come dire, per rimanere anche dentro la comunità? Facciamo anche delle feste che non sono solo quelle del club, ma a livello fuori dalle manifestazioni sportive, nelle quali raccogliamo non molto ma qualcosa che va in beneficenza. Credo che sia giusto anche ringraziare chi ti ha aiutato in questa bella festa. Esattamente, difatti parlavo prima di Equipe, perché senza le sorelle Claudia e Marzia della tabaccheria Selmi e la mia moglie che si chiama Angela, sono loro che hanno collaborato assieme a me, oltre ad Annalisa, a questa riuscita di festa che ci permette, ci dà lo sprone per migliorarci sempre, perché quello che conta, avere gli stimoli senza i quali, e aggiungiamo che anche il Bologna sta facendo delle cose eccezionali, e questo è un motivo in più per proseguire e migliorare.